Oh ragazzi, che partitazza che stiamo vivendo! Ultimi secondi di Lazio-Napoli, stiamo vincendo 2-1. Intanto, oh, ammoniscilo! Bravo! Ragazzi, una partitazza con i fiocchi, circa, perché mamma mia la Lazio, da quando abbiamo fatto il gol del 2-1 non abbiamo visto una palla. Tanto aspettando che fischi, perché io mi sta venendo l'ansia. Sempre se la tengono, la devono tenere. Non provate a fare il 3-1 perché vi ammazzo. Allora, vi parlo della partita. No, aspetto. Anzi, in realtà lo faccio giusto per. Allora, dopo 4 minuti la Lazio intanto tengono palla. Oddio. Vai! Godo. 2-1. Mamma mia. Allora, Zaccagni con un tiro perfetto all'angolino passa, cos'è? Ah, non ho capito che hai fatto, vabbè. Passa in vantaggio con il gol di Zaccagni, un angolo strepitoso. Poi Kvaratskhelia che ha fatto una cosa assurda, che cosa fa? Tira e prende il palo. Che palle. Mi sarebbe piaciuto vedere quel gol di Kvaratskhelia, anche se lui l'ha fatto, quindi comunque non è un grosso problema alla fine. Poi, colpo dopo quel palo, colpo di testa di Kim Min-jae che la butta dentro, però usufruendo della goal line technology, altrimenti il pallone non sarebbe mai entrato. Cioè nel senso, non avrebbero forse dato il gol, non lo so se il giudice di porta avrebbe dato oppure no. Vabbè, allora. Poi, cos'è rosa-nero, ok. Ho perso il filo, ok. Poi, è entrato Politano. Ragazzi, fate giocare a Politano al posto di Lozano, perché Lozano si è pure fatto male. Una bella botta in testa contro Manusic, è fuori dai giochi, non è fuori gioco. Mamma mia raga, proprio un altro livello, un altro livello. Politano ha fatto delle cose assurde garantendo il calcio d'angolo che ha portato al gol di Kvaratskhelia dopo un gol sbagliato a porta vuota dallo stesso, un palo di Osimhen e un'occasione di Zielinski, mi sembra. Non mi ricordo se quel colpo di sabato Zielinski, vabbè. Poi non abbiamo più toccato una palla. Non abbiamo toccato una palla. Però Meret lo vedo molto ripreso, ragazzi, assolutamente, perché ha fatto una bella parata su quel colpo di testa di Felipe Anderson. Poi un tiro fuori di Pedro. Tutto bene ragazzi. Adesso secondo me è stata proprio la sfortuna di aver fatto due live reaction di... Infatti le ho rimandate perché ragazzi perdo troppo tempo. È stata questa sfortuna. Il Napoli va a... aspettate, 3, 6, 7, 8, 11 punti. Quindi dovrebbe essere primo in classifica per adesso, aspettando ovviamente Roma e Roma e Atalanta. Ma va bene lo stesso. La Juve ha pareggiato anche 1-1, quindi sì. Ringraziando anche il grande, il grandissimo, come si chiama, Perin. Poi il Milan, non so se il Milan, mi sa che il Milan, non mi ricordo che lo so, ha vinto, ma no, pari punti, non mi ricordo, vabbè. Comunque, siamo 11 punti, ciao.